Ecco, scusate, ma il video mi ha tagliato tutto. Stavamo parlando di questo bracciale e vi stavo dicendo che questo bracciale da solo fa molto. Vedete come togliendo ovviamente gli altri e le catenine varie, comunque l'attenzione dell'interlocutore va sul bracciale. Se io poi ne indosso uno dello stesso modello di bianco e faccio pandan, cioè mi tolgo tutti i braccialetti e lascio solo questi due bracciali. Sono estremamente belli, guardateli come sono belli ai polsi, togliendo ovviamente tutto il resto. Questa è un'altra idea che non ha un costo elevato perché questi bracciali si trovano tranquillamente nei negozi di bigiotteria, però fanno la differenza. Poi vi faccio vedere una collana. Questa invece è una collana di pietre di Agata con un centrale che richiama. Cioè sempre di Agata, e in questo caso è una collana sul verde, quindi non è molto adatta a questo abito, però ve la faccio vedere lo stesso per farvi capire appunto come si può utilizzare come si possono utilizzare i colori, le forme e i materiali. In questo caso le pietre dure, in questo caso comunque non riesco a infilarla come al solito. Forse l'ho infilata, no, non l'ho infilata. Fanno delle chiusure a queste collane che fanno perdere un sacco di tempo e non si riesce a infilarle. Ecco, l'ho infilata. Allora, questa è una collana ovviamente che su questo vestito non ci sta male perché poi, essendo un vestito con del marrone, richiama anche il marrone, però vedete che non risalta molto. Quindi, questa collana è da portare con un vestito che ha questi colori. Allora, in questo caso la collana fa risaltare immediatamente il vestito, quindi potete scegliere i toni del marrone, del giallo, queste tonalità che possono benissimo stare anche su un abito casual, perché comunque questa non è una collana classica, è con questo elemento un po' grezzo, va bene su abiti non elegantissimi, quindi su un vestito casual, magari non so, tipo indiano, comunque. Sicuramente lo potete abbinare. Questa è un'idea, chiaramente, poi ce ne sono di tanti colori. Poi vi faccio vedere un'altra collana. Questa è una collana invece che sempre ho realizzato io con Agata e acquamarina. Questa è una collana invece che si può mettere tranquillamente su un abito come questo ed è un modello che si chiama Chanel, no? Con queste perle ogni tanto e un po' di catena. Sono collane che vanno bene in tutte le occasioni e diciamo non sono eccessivamente risaltanti, però vanno bene uguale.